margine in cui la scuola, l'università può intervenire per, nella lotta alla mafia? Questa chiaramente è una domanda che rivolgo anche al professor Nicaso. Risulta ancora mutato? Chiedo scusa. È un problema che non riguarda soltanto l'ambito repressivo. Quando si parla di criminalità mafiosa, si parla anche di un retroterra, di una mentalità. Noi abbiamo chiaramente messo in evidenza questa contraddizione della mafia più ricca e potente, che è nata nella regione più povera d'Europa. Abbiamo detto chiaramente che nell'ambito delle organizzazioni mafiose ci sono tanti utili idioti, gente che pensa di poter diventare importante, di poter fare questo passaggio di status credendo di essere un uomo d'onore e quindi potendo vantare poi il rispetto della gente, e una costruzione ideologica e psicologica importante. Io ricordo un'intervista fatta ad uno dei primi collaboratori di giustizia in Sicilia, mi disse: io ero nessuno mischiato al nulla, me lo disse in siciliano, nutum mischiato cum menti, che è molto più bella come espressione, e poi dopo l'iniziazione sono diventato un uomo d'onore. Ecco, questo per molti è appagante, ma nell'ambito delle organizzazioni criminali è chiaro che sono i capi che riescono ad arricchirsi. Anche perché, e mi ricollego alla prima domanda, ci sono degli aspetti che spesso a noi sfuggono. Per esempio, nell'attuale maxi processo, quello che si sta celebrando in Sicilia, tra i tanti collaboratori di giustizia, e qui vorrei sottolineare l'importanza dei collaboratori di giustizia che spesso invece vengono abbandonati con le loro famiglie dopo essere stati sentiti, e quindi ci sono delle cose che sicuramente vanno migliorate. Ecco, tra i tanti collaboratori di giustizia c'è uno che si chiama Gennaro Pulice, è uno diverso dagli altri collaboratori di giustizia, uno che ha studiato legge, uno che ricopriva anche un ruolo importante nell'ambito della famiglia di cui faceva parte. E ad un certo punto lui dice chiaramente che in Italia si tende a controllare la politica, però l'obiettivo finale è quello appunto di portare i soldi delle mafie all'estero, dove si incontrano meno difficoltà, dove si incontrano meno resistenze. Ecco, io e Nicola Gratteri in un precedente lavoro avevamo coniato questo termine dei paradisi normativi, ed era secondo noi un aspetto importante per capire tante altre cose legate al fenomeno mafioso, e cioè che questi vanno a radicarsi, vanno ad investire dove incontrano meno resistenza, ed è giusto quello che diceva il procuratore Gratteri sull'Europa, che finora ha sempre considerato le mafie come quasi come un'opportunità piuttosto che come una minaccia. Ed è questo l'aspetto importante. Quando si celebra un processo del genere in Calabria, la gente pensa sì, ma è qualcosa che riguarda la provincia di Vibo Valentia, e no. Non è qualcosa che riguarda la provincia di Reggio di Vibo Valentia, perché in Calabria restano le briciole, restano i tanti utili idioti della 'ndrangheta, restano le macerie, la ricchezza vera e propria va a finire nei cosiddetti paradisi normativi. Nel maxi processo di Lamezia si parla di 15 società che sono state costituite nel Regno Unito, e io ricordo una risposta di Nicola Gratteri al Parlamento europeo quando gli hanno chiesto che cosa dobbiamo aspettarci dal Brexit. Ed era chiara la prospettiva, cioè quella di andare a riciclare denaro nella City of London. Ed era chiara l'idea che quella prospettiva sarebbe stata una prospettiva
un'isola nella Manica, l'ambito di una commissione di studio, e ricordo di aver trovato un'isola di pescatori, di un centinaio di pescatori, ma su questa isola c'erano anche, erano state costituite 5.000 banche e almeno 6.500 società finanziarie. E perché si andò a SARS? Si andò a SARS perché SARS era quasi come una palla di gomma dove tutte le richieste di rogatoria tornavano indietro, rimbalzavano. E perché rimbalzavano? Rimbalzavano perché la regina Elisabetta ha sempre considerato SARS un possedimento privato della corona e quindi un luogo dove non era possibile applicare le leggi allora comunitarie, quindi le leggi per combattere il riciclaggio di denaro. Ecco, sono queste, vedete, le contraddizioni che vanno affrontate, assieme anche ad una sottovalutazione del fenomeno. E qual è la sottovalutazione del fenomeno? La sottovalutazione del fenomeno intanto è quello di non conoscerlo, perché ancora oggi c'è chi pensa ad una vecchia mafia parsimoniosa nell'uso della violenza, nata per proteggere i poveri contro i ricchi e i deboli contro i forti. Le mafie sono fenomeni di classi dirigenti, nascono come fenomeni di controllo sociale e nel tempo diventano sistemi di potere che hanno bisogno di una legittimazione e la legittimazione la trovano nel riconoscimento sociale, nella governanza extralegale che è appunto quella che legittima il mafioso sul territorio. Oggi c'è stata un'altra inchiesta con politici importanti coinvolti, gente che va a scomodare i mafiosi, gente che li legittima perché ne chiede i voti, gente che promette voti in cambio di utilità. Ecco, ed è questo l'aspetto di cui bisogna tenere conto, la conoscenza. Ecco perché le università, le scuole devono essere più attente rispetto a questo fenomeno. Vedete, io insegno alla Queen's University storia sociale della criminalità organizzata e mafia, le mafie viste dalla prospettiva cinematografica, insegno altri corsi relativamente al fenomeno mafioso. In questo semestre io ho 800 studenti. In Italia non esiste un'università che abbia un corso sulla storia delle mafie, sono poche quelle che si occupano del fenomeno, ma non c'è un'università che offra un corso sulla storia delle mafie, per far capire certi aspetti e spazzare anche tanti luoghi comuni. Ecco perché la conoscenza è importante, ecco perché è opportuno ricordare quello che diceva Gesualdo Cufalino, il quale sosteneva che per combattere le mafie c'è bisogno di un esercito di maestri elementari. Ecco, quell'espressione è ancora importante.